Lavori di messa in sicurezza della strada Mingardina a Marina di Camerota. Il TAR non ha ancora deciso sul ricorso presentato dal Comune contro il Ministero della Cultura e quello dell'Ambiente, il Parco del Cilento e la Soprintendenza. L'udienza si è tenuta martedì scorso, ma la sentenza non è stata emessa. Secondo le nuove norme potrebbe essere depositata nelle prossime ore, ma anche tra 45 giorni o di più. Assenti alla seduta l'Avvocatura di Stato, presenti invece l'Avvocato Pasquale D'Angiolillo, legale del Comune, e l'avvocato Adolfo Scarano, che difende le tesi delle associazioni Italia Nostra è per un comune migliore. Entrambe ritengono illegittimi i lavori fatti eseguire in somma urgenza dal sindaco Mario Scarpitta. Davanti ai giudici del TAR, Scarano ha messo in discussione ogni atto adottato dal primo cittadino per la rimozione dei massi dal costone roccioso, ponendo in evidenza l'inesistenza della somma urgenza. Non c'è mai stata, ha evidenziato. Dello stesso parere anche la soprintendenza, con la quale il Comune ha presentato ricorso. Tesi che con documenti alla mano ha provato a smontare l'avvocato D'Angiolillo. Il pericolo e l'urgenza dei lavori su quel tratto di strada, afferma, erano stati riconosciuti da Prefettura, Genio Civile e Vigili del Fuoco. Il sindaco ha agito seguendo le indicazioni di tecnici specializzati. D'Angiolillo difende anche le tanto chiacchierate esplosioni eseguite sulla falesia. Godevano anche dell'autorizzazione della Questura. I lavori sulla Mingardina sono stati eseguiti nel rispetto della legge e potevano ritenersi di somma urgenza? Al TAR la risposta, che potrebbe arrivare anche tra un mese e oltre.